L'Istituto San Michele questa domenica è stato luogo di festa e incontro tra gli ex alunni diplomati nel 64, 79 e 89, riunitisi per ricordare rispettivamente 50, 25 e 15 anni dalla data dell'ultimo giorno di scuola superiore. Ma anche un'altra ricorrenza è stata festeggiata, ovvero i 60 anni di sacerdozio di Padre Cantarella, il quale in mattinata ha presieduto alla celebrazione della Santa Messa che ha accolto gli ex studenti dell'istituto. Dopo la funzione eucaristica, i presenti si sono riuniti nel salone principale per un breve dibattito. Il Signore mi ha fatto un grande dono del sacerdozio e in questi anni l'ho speso quasi tutto tra i ragazzi di questo istituto. Ebbene, vedo in questi giovani che tornano non più giovani, rivedo un po' la mia vita di quei tempi, perché li ricordo tutti quanti, fanciulli, adolescenti e giovani, ma vedo che in loro è rimasto qualcosa, è rimasto un legame stretto, meraviglioso con l'istituto. Questo è segno di un altro legame spirituale che l'istituto, grazie al Signore, ha saputo loro infondere. Che qui penso che il più anziano sia stato maturato una settantina d'anni fa. Io sono particolarmente giovane e conseguentemente sono stato maturato soltanto 61 anni fa. Comunque siamo insieme, ci ritroviamo un po' per nostalgia, un po' per riallacciare vecchi rapporti e un po' anche per guardarci in faccia e dirci: siamo cambiati o quel che abbiamo raccolto a suo tempo continuiamo a possederlo e a praticarlo? Perché c'è poco da dire, insomma, quando si viene a frequentare una istituzione scolastica collegata alla realtà cattolica, o si apprende un certo schema e poi lo si concretizza nella propria realtà quotidiana, oppure ci si perde nel mare magnum della mediocrità. Festa dell'amicizia. Ormai sono vecchio, questo sì, e lo si vede, però per me è stato sempre uno dei punti forti. Prima di tutto dall'amicizia di Dio con noi. Non per nulla Cristo nell'ultima cena ha detto agli Apostoli: non vi chiamo se non amici, perché io ho dato e do per voi anche. E poi l'esperienza umana la più forte. Ora qui si ritrova insieme alunni, ex alunni, giovani, vecchi, anziani. Che cosa unisce se non questo feeling che dovrebbe essere però sincero, non l'amicizia dell'amicone, tanto li mangiamo insieme alla pizza, va bene, ma sta pizza ti fa bilieno se non la mangi nell'amicizia. È una giornata in cui ci si rivede tutti, gli anziani, più anziani, meno anziani, e tutti quanti poi riconoscono che la scuola altro non è se non questo grande vincolo di amicizie che lega tutti. La vera scuola è quella che è fondata sull'amicizia e l'amicizia è fondata sulla condivisione.